niente ragazzi, commentiamo questa sconfitta. Ormai stiamo in picchiata libera. Niente ragazzi, commentiamo questa sconfitta, l'ennesima sconfitta contro le nostre competitor. E niente, non so che cosa dire. La partita secondo me è stata imbarazzante da parte della Roma, soprattutto il secondo tempo. Era partita anche bene, poi si è sfilacciata un attimo, ha preso un gol incredibile, disorganizzazione difensiva, prende il gol, poi da lì partita veramente che pareva chiusa sul 2-0, la riapre Calabria con un fallo di rigore ingenuo, riapre la partita, la Roma attacca un po', poi prende il 3-1, ma rientra in campo la Roma in maniera incredibilmente schifosa, fa dei cambi secondo me incredibile, nel senso leva Esciaraui, poi leva Mancini e mette Cristante dietro e mette Pellegrini a supporto davanti, leva comunque un centrocampista che dà fisicità come Cristante, lo mette dietro che non è il suo ruolo. Ragazzi, io non so che dire, Roma 29 punti, nono posto in classifica, un punto sopra il Torino, 4 punti sotto la Lazio, 2 punti sotto il Napoli, 3 punti sotto il Bologna, 5 punti sotto la Fiorentina. E adesso vediamo l'Atalanta, che l'Atalanta potrebbe andare a più 4, anche l'Atalanta dalla Roma, 12 punti dal Milan, 22 punti dall'Inter. Vediamo che cosa fa la Juventus in casa col Sassuolo, potrebbero diventare 20 punti dalla Juventus in 20 giornate dopo un derby perso di Coppa Italia e secondi nel girone di Europa League. Se questo non è un disastro sportivo, ditemi voi qual è il disastro sportivo. Sicuramente le colpe le ha anche Tiago Pinto, ma Tiago Pinto è stato un uomo, un signore, e ha dato le dimissioni. Adesso il signore, l'uomo, dovrebbe essere Mourinho a dare le dimissioni, ma lui non le darà mai, lo sappiamo. E però adesso la responsabilità passa, la palla passa anche ai Frecchin, che secondo me lo dovrebbero cacciare, anche perché adesso a Roma ha 3 partite agevoli, diciamo, perché ha Verona in casa, Cagliari in casa, nel mezzo Salernitana fuori casa, le partite di Mourinho, perché i Frecchin hanno speso 7 milioni e mezzo di euro per un allenatore per vincere le partite contro Cagliari, Verona in casa, e non vincere mai con le competitor. Abbiamo vinto una volta su 8 partite con le nostre competitor, non considero il Bologna, una volta considerando anche Fiorentina, Atalanta e Lazio, nostre competitor. La Roma ha vinto una partita col Napoli in casa, più disastrato di sempre, che ha cambiato allenatore, che è ipercontestato, che il presidente ha chiesto scusa, però magicamente, anche se ha perso a Roma e poi ritorno ce l'avremo a Napoli, si trova a 2 punti sopra la Roma. Non so se capite che cosa, che disgrazia è questo girone d'andata, 29 punti in 20 partite, e ripeto, hai fatto nel ciclo questo qua che dicevamo, no, io quando dicevo regà, ma Boni, perché il calendario, Boni, 60.000 a casa, e Lukaku che quando gioca che squadrette è incredibile. Poi ragazzi, bisogna anche dire che Lukaku appena si alza l'asticella fa una fatica incredibile, perché bisogna anche dirlo. Però aspettiamo, è arrivato il ciclo, quello compreso il Milan, di 6 partite, la Roma ne vince una, ne pareggia 2 in casa con Atalanta e Fiorentina, e ne perde tre fuori casa. Fuori casa la Roma ha un ruolino di marcia da Serie B, e ve l'ho detto che adesso il giorno di torno sarà anche più difficile, perché a Roma il giorno di torno aveva a 10 partite in casa e 10 partite fuori casa e 10 in casa, 10 fuori casa, 9 in casa, compreso il derby, perciò avrà molte più partite fuori casa e si parte subito col piede giusto. Io non so che dire ragazzi, io provo a dirvi le cose, io più che dirvi di aprire il cervello magari a chi proprio non riesce a vedere cose perché è stato preso dal cuore, da Mourinho, le parole, non vede il calcio, e perché ragazzi voi vedete la conferenza stampa post partita che fa e le conferenze stampa che fa pre partita ieri,
è un allenatore in difficoltà, dice tutto il contrario di tutto, si contraddice, è veramente un allenatore in difficoltà. Poi la squadra, per carità di Dio, non è forte, è vero, ha dei limiti, vero, per carità di Dio, però non è neanche corretto questa squadra gioca così. Vedo anche squadre che hanno limiti anche loro, giocare meglio della Roma. E un'altra cosa, comunque non è il primo anno, stiamo al terzo anno, la squadra ha costruita lui, non è che Pinto gli ha preso tutti i giocatori, tranne Stanno con Sanchez e altre situazioni, ma la squadra la fa lui in 3 anni, sono lui che sceglie i giocatori, sono lui che gli fa buttare 91 milioni di euro il primo anno per vincere la Conference League e non andare in Champions League. È una vergogna, questa è la stagione della vergogna, però adesso arrivano le 3 partite di Mourinho, dove ci sarà tutto lo stadio, dove ci saranno poi i titoloni del Lecchinista, del Corriere, a ripresa a Roma, perché magari vinci con Verona disastrato, con la Salernitana, con Cagliari, e ormai sta roba qua la conosciamo, però dopo 3 anni sappiamo che Mourinho è l'allenatore più scarso nei scontri diretti con le competitor, sotto a Sarri, sotto a Gasperini, sotto Italiano, con i fatti, con i punti, non con le chiacchiere, non con le parole, con i fatti. È veramente un imbarazzo, ragazzi. Io non so che dire, veramente. Sta partita neanche è stata una delle più brutte della Roma, perché ho visto anche Roma più brutte e più neanche dignitose. Questa è stata bene o male dignitosa a tratti, tranne i primi 25 minuti del secondo tempo, che sono stati in imbarazzo totale. La squadra lunga, ha rifatto lo stesso cambio, mette Pellegrini un'altra volta, mette Cristante dietro. Io dico, mannaggia, Cristante se può levare, ma può fare un centrocampo Bove, Pellegrini e Paredes? Cristante ti dà felicità, cosa? Invece, ragazzi, non so che dire. Oggi non mi incazzo perché non è il derby, non mi piace andare virale perché spacca le cose. Io quando mi sono incazzato perché mi sono incazzato che la Roma ha perso il derby, mi si è allappata la bocca, sto avvelenato. Però, ragazzi, andiamo avanti, che dobbiamo fare? Vediamo un attimino che cosa succede. Intanto vi dico una cosa: se non verrà esonerato, io spero che vi siate messi l'anima in pace, e se volete bene la Roma, sperate come me. Sperate come me che il prossimo anno non verrà rinnovato questo allenatore qua. Tiago Pinto si è assunto la responsabilità, Mourinho non lo farà, ma almeno non vi dico bisogna esonerarlo, ma almeno non rinnovate Mourinho e cominciamo a progettare la stagione senza Mourinho in panchina il prossimo anno. Ringraziamolo di quello che ha fatto, la conference, la finale, quello che è, grazie di tutto, però basta, ok? Dai. Come vola il jet, vola, il jet si innamora, il jet torna e vola, il jet vola. Sì, godo, stasera godo, sono quelle vittorie che mi fanno godere. Ho battuto la Roma e siccome, guarda, proprio ve lo dico in modo fanciullesco, siccome tantissimi tifosi della Roma mi rompono i coglioni con Pioli, Mourinho, Pioli, Mourinho, Pioli, Mourinho, stasera godo. Stasera godo, perché almeno una cosa la posso dire a favore di Pioli: in questo momento è meglio di Mourinho. In questo momento Pioli è meglio di Mourinho, perché su 6 scontri che hanno fatto, Pioli 4 volte ha vinto e 2 volte ha pareggiato. Stasera io non posso dire nulla sulla preparazione della partita, perché fin quando Calabria, quella sciagura di Calabria, che è pure capitano del Milan, non ha deciso di dare quel rigore folle, la partita poteva finire 4-0, perché il Milan era bello tranquillo, era bello sereno, aveva fatto pure un secondo tempo migliore del primo, dove la Roma di Mourinho era sparita dal campo nel secondo tempo. Calabria ha deciso arbitrariamente di far riaprire la partita con un rigore. La stessa cosa era successa nel derby di settembre dell'anno scorso, quando Calabria fa una follia, quando Calabria fa una follia sul punteggio di mi sembra di 3-1 e far riaprire quel derby che poteva finire con un risultato più ampio. Il Milan poi soffre un po' dopo il gol, la Roma viene fuori giustamente rinvigorita dal gol e poi ci pensa Giroud con una bellissima sponda il gol di Theo Hernandez. Ma lo so già, lo so già, lo so già chi arriverà sotto i commenti: Luca, hai visto Adelina? Hai definito una testa. Ma io dico, ma come te lo devo far capire che non mi baso mai sulla singola partita? A parte che non ho mai preconcetti, quindi io stasera non ho nessun problema. Adli ha fatto una bellissima partita.
Cosa c'è di male a dirlo? Ma da qua a definirlo Zidane, il risolutore dei problemi, non sono d'accordo perché Adli fa delle buone partite con le squadre che non attaccano. Quando Adli non è aggredito, quando Adli non deve difendere più di tanto, fa delle buone partite. Pioli deve capire questo. Quando invece devi giocare con l'Atalanta, con la Fiorentina, con l'Inter, Adli non va bene. Perché aggredito va in difficoltà, poi potrà migliorare, però secondo me è così. Stasera fa una partita sontuosa e quindi si deve dire, bella scena della squadra sotto la curva, finalmente una domenica rilassante. E benissimo Teo Hernandez, quando cazzo mi hai fatto bagnare le mutandine, te lo devo dire. Mamma mia, me che li colti prepotenza, che li botto, papam, sotto la traversa, papam, mi fanno godere. E ancora gode, è per questo che adesso ho fatto questo video bello pieno di adrenalina. Perché quei gol quando spacchi la porta, quando c'è quella voglia di dire BADAPAM! E fai calare la porta. E come ne godo! Sì, stasera scodinzolo. Comunque, Milan vince e secondo me convince. Perché a parte quel, ripeto, quando c'è stata quella fase dove Calabria ha rischiato di far buttare la partita come era successo l'anno scorso. Io lo so che tutti voi avete visto i fantasmi della partita dell'anno scorso, e invece no, perché Theo Hernandez, pam, l'ha infilato dove non batte il sole. Comunque, stasera, ripeto, non ho nulla da dire. Milan fa una bella partita, a parte quei minuti lì, cambi un po' troppo tardivi, gestione di Jovic vergognosa perché meriterebbe qualche minuto in queste partite, invece non lo mette in campo, ma va bene così, sapete la mia opinione su Pioli e sui cambi di Pioli soprattutto. Non ve ne accorgete solo quando le partite non si vincono, notate sempre queste cose. Contento del ritorno di Okafor, anche Giroud stasera fa il suo, perché fa l'assist, la sponda a Theo Hernandez bellissima e si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, nel momento del gol. Vedete, io la cosa bella di essere me, qual è? Che io non ho bandiere da portare. Se Giroud fa una bella partita, dici che Giroud ha fatto una bella partita. Poi non cambia il mio macro pensiero che il futuro del Milan debba essere qualcos'altro lì davanti. Se Adli fa una buona partita, Adli fa una buona partita, lo dico! Lo dico, anzi, per me è uno dei migliori in campo, lo dico! Non ho problemi a dirlo! Cambia il mio pensiero su Adli che è lento? No, non cambia per me, l'ho espresso stasera. Però si devono dare i meriti. Uno non deve essere talebano. A me quelli che fanno i talebani, no? Che prendono una posizione, sicuramente sarà più redditizio a livello di click. Sarà più redditizio fare così. Se io stasera vengo qua e dico Adli è un cesso, Adli ha sbagliato qua, ha sbagliato là, sicuramente prendo più commenti negativi e quindi il video gira di più. Ma non mi interessa. Chi mi segue da anni lo sa come lavoro io. Io ci metto la faccia per dire quello che penso. Poi se la gente mi vuole seguire, vuole vedere, sono contento. Se non mi vuole vedere, pace, pace, pace. Io falso non lo sono nella vita e non lo sono nel web. Detto questo, ottima partita, 3 punti. Campionato pazzesco perché al netto di tutte le critiche che uno fa, il Milan, se avesse almeno quei 3 punti con l'Udinese, non voglio dire il derby perché il derby l'hai perso, 3 punti con l'Udinese e 2 con Lecce, il Milan sarebbe a meno 4 da una squadra che ha una differenza di reti di più 30. Ma di che stiamo parlando? Di più 30. E quindi questo vuol dire che il campionato è pazzesco, perché poi la Lazio che era disastrata qualche giornata fa adesso è un punto dalla Champions League, il Napoli anche se è molto riavvicinato, cioè bastano veramente. E la classifica è così corta che basta veramente poco per cambiare le cose, per cambiare le situazioni. Adesso, bella vittoria con la Roma, rimane comunque la macchia di essere usciti dalla Coppa contro l'Atalanta. Io ritengo sinceramente la Roma di questi anni non un big match, mi dispiace per i romanisti, mi dispiace perché io veramente tra Roma e Lazio non dico che preferisco la Roma, mi è indifferente questa cosa sinceramente, però cioè, la Roma l'ho sempre vista comunque come una squadra big della Serie A, eccetera. Però per come gioca in questi anni è pietosa, veramente triste da vedere la Roma. Stasera, a parte prima dei rigori di Calabria, poteva finire tanto a poco questa partita. E il Milan non è che abbia fatto questo gioco brillante, anche perché Leao continua a
non essere proprio in palla alla grande. Eppure, al netto del fatto che il Milan giocasse in difesa con Kjaer e Gabbia, eppure il Milan ha fatto meglio della Roma. E questo è abbastanza netto, sicuramente poi gira il derby della settimana, tutto quello che volete, però boh, io fossi romanista sarei veramente, veramente incazzato. Ma guardo in casa mia perché i miei problemi li ho. Adesso arriva la bestia Udinese, ma ci penseremo nella settimana. Ora godiamoci questi 3 punti, perché sono 3 punti da Milan, non è il brodino caldo di qualche settimana fa, sono bei 3 punti e godiamoci. E facciamolo tutti insieme nei commenti adesso. Vroom! Commavolo jet. Ormai stiamo in picchiata libera. Nelle ultime 5 partite di campionato portiamo a casa 4 punti. Sulle ultime 5, 4 punti. 4. E aggiungo pure in particolare, perché lo sono andato a vedere, me lo sono ricordato e non ci credevo, che nelle ultime partite hai segnato solo su calcio da rigore. Manco più segni su azione. Una volta la peculiarità era quella, capito? E palle inattive, i cross, capito? I cross, i calci d'angolo e punizioni segnavi da lì, no? Manco più quello adesso, manco più su azione. L'ultimo che abbiamo fatto, tutti su calcio da rigore, se segni a più su azione. Non si segna più su azione. Stiamo in picchiata, non ci ferma più nessuno. Non ci ferma. Arrivata la partita. Primo tempo dove, a mio avviso, fai un buon primo tempo, però si vede la scarsezza, la bassezza, la zero qualità che hai sui quinti di centrocampo, se vogliamo chiamarli così. Un Celik che è un terzino naturale, messo a fare il quinto, e Spinazzola che ormai è una salma sportiva, messo lì perché è una figurina. È la controfigura dello Spinazzola d'europeo e prima d'europeo, non si sa che cazzo sia, perché su 280 cross, 280 cross, gliene fosse arrivata una buona de palla a Lukaku e Sharawi al primo tempo. Niente, niente. Poi sempre indecisi, imprecisi nella scelta che devi fare nell'ultima porzione del campo, negli ultimi 15-20 metri, perché che fai? Cedili tu mezze volte la fuori, ma ce devi sempre entrare con tutto il pallone dentro la porta. Sempre con tutto il pallone. E quindi che succede? Che al primo tempo chiudi con 2 occasioni, soprattutto una nitida con Celik. Però per come hai costruito, ma sei arrivato lì, è come se una te la fa assaggiare, no? Ti dice vieni qua, bello del zio, tu sei pronto? Poi nel momento che devi concludere rimani così, perché dai, oh, capito? Ti soffende e abbassa la testa e ci rimani come uno stronzo perché non c'hai la qualità, panna con una bella donna. È la stessa cosa a Roma al primo tempo. Zero cross, tutti da una parte all'altra addosso ai difensori del Milan. Imbarazzo e indecenza, imbarazzo e indecenza. Chiudiamo sotto il primo tempo 1-0. Al secondo, la paura mia è che ormai siamo soliti a regalare i primi quarto d'ora, 20 minuti, no? Dove tu scendi, cioè parti in un modo, la gara ancora in bilico, tu capito, devi ripartire con la verve del primo tempo per come hai giocato nel primo tempo, e invece no, perché le paure che mi sentivo dentro, mi immaginavo a fine primo tempo, si sono avverate. Primi 20 minuti, veramente una Roma spenta, finita, slacciata, scollegata dalla partita, il Milan ti fa il 2-0 con Giroud. E lì parzialmente sembra che la partita sia finita. Invece no, perché c'è un calcio di rigore netto su Pellegrini che ti ridà quella scintilla per rianimarti, no? Lo segni a parete e se spegni 10 minuti e poi hanno legittima del risultato perché hanno segnato un'altra volta e hanno preso pure il palo con Musa. Quindi hanno legittimato e meritato la vittoria. Meritato la vittoria. Ma quello che mi chiedo io, no? Quello che mi chiedo io, oltre la paura che scendi sconnessa al secondo tempo e così è stato per i primi 20 minuti, quello che mi chiedo io, ma perché? Se sei sotto 1-0,
Mancini c'ha problemi perché gioca con la pubalgia cronica acuta, scusate. Ma perché invece di scalare Cristante in mezzo e lo lasci al centrocampo a dare fisicità e qualità, perché lo scali dietro e non passi a 4? Perché l'hai dovuto scalare 3 difensori e non sei passato a 4? Perché non si può giocare a 4? Mourinho! Perché non si può giocare a 4? Perché? Perché Mourinho? Stai sotto, c'hai Mancini, lo fai uscire, togli quella larva inesistente di Christensen che fa una partita oscena. Levi Christensen, lasci Llorente, lasci Cristante al centrocampo e metti Jusen. Nei quattro, i due centrali li fa Jusen e Llorente. Invece no, tocca, continua ancora con la difesa a 3. Nonostante sai che c'hai quinti scabrosi, scabrosi con zero qualità, perché non ti puntano l'uomo e non ti mettono la palla buona, manco se la paghi in mezzo. No, tocca continuo a 3 e mette Cristante dove? A fa il centrale della difesa a 3. Sono avvilito dall'incazzatura, poi si passa allo step 2. Sono avvilito perché non è possibile. Non è possibile. Una partita che nella sostanza al secondo tempo se ripartivi con lo stesso atteggiamento del primo, non regalavi 20 minuti con le accortezze come Cristo comanda. Metti una difesa a 4, leva sta cazzo una difesa a 3, che te ci sei fossilizzato? Chissà. Invece no, abbiamo preso il 2-0, 20 minuti regalati al Milan, abbiamo preso il 2-0, poi alla scintilla 10 minuti di rigore e hanno legittimato poi la vittoria perché l'hanno meritato. È un imbarazzo! Va bene che la Roma c'ha i suoi limiti, c'ha i giocatori che sono dei scarpari come quinti, quello che... ma sono problemi che ce se vanno via! Se vanno risolvere con cambio modulo! C'ha i difensori contati per via di infortunio... se può avviare il problema se cambi modulo, perché oggi nella sostanza al primo tempo e nella reazione dopo il rigore che ha segnato non mi è dispiaciuta, ma servono le accortezze giuste. Ripeto, non siamo i più forti dei primi 9, 8, 9, non siamo manco quelli più scarsi, perché è inutile che la volemo far passare come una squadra del merda. C'ha i suoi difetti, c'ha le sue zavorre, ma come c'hanno tutti i difetti e zavorre. Però se può fare di più, se Roma può dare di più, se Roma realmente continua a credere che ci va a lottare per quarto posto. Ma gli vanno date soluzioni. Se trovano, ci stanno. Non siamo rimani ancorati e fossilizzati. Perché ma che succede se non c'è qualità? Su esterni, adesso se assegna solo lui su rigore, non segni manco più su azioni. Non c'è cazzo da fa. Tanto non parlerà un po' nel conferenza stampa il mister, non parlerà, perché già ha detto nel prepartita, nella conferenza prepartita, che ne avrebbe parlato oggi. Lasciamo perdere. Ho finito, ma non va morbo più. Ho finito.